Poca neve, pochissima pioggia, tantissimo vento. È stata la tramontana la vera protagonista del passaggio veloce di un nucleo freddo proveniente dal nord Europa che ha colpito per tutta la giornata di ieri la Capitanata, in particolar modo la parte orientale del Gargano, dove sono stati registrati i danni maggiori. A Monte Sant'Angelo il vento ha creato pericoli alla circolazione veicolare e pedonale a causa della caduta di alberi e tegole. Dal pomeriggio di ieri è stato aperto il centro operativo comunale presieduto dal sindaco Pierpaolo D'Arienzo, che ha predisposto l'intervento straordinario della squadra di manutenzione che ha lavorato fino a notte fonda per ristabilire la normalità. Identica situazione a Manfredonia, dove sulla tangenziale un TIR, sempre a causa del forte vento, si è capovolto uscendo fuori strada. Fortunatamente illeso l'autista. La tramontana ha spezzato diversi alberi nella pineta di Siponto, mare in burrasca e collegamenti interrotti da Termoli alle isole Tremiti, mare in burrasca anche sul litorale garganico da Manfredonia a Vieste, deboli nevicate solo sui Monti Dauni, ma nulla di preoccupante. Le temperature sono diminuite attestandosi sui valori più consoni al periodo. Oggi scuole chiuse a Monte Sant'Angelo, Manfredonia, San Giovanni Rotondo e Rignano Garganico, ma il peggio sembra essere passato, il vento si è attenuato ed è tornato a splendere il sole, grazie al ritorno del super anticiclone che garantirà bel tempo e clima mite per il resto della settimana.